C'era una volta, tra le pittoresche colline tosco-emiliane, un'antica azienda agricola chiamata La Tenuta dei Ricci. Questa affascinante proprietà era stata gestita per generazioni dalla famiglia Ricci ed era una fonte di orgoglio per tutti i suoi abitanti. Il fratello di Don Agustin, un uomo di nome Enrico, era l'attuale custode di questa terra e l'azienda agricola era il cuore pulsante della comunità. Le colline ondulate erano coperte di vigneti, uliveti e campi coltivati. In ogni angolo della tenuta c'era un'area di tranquillità e prosperità. Enrico aveva ereditato la passione per l'agricoltura dei suoi genitori e lavorava duramente per mantenere in vita le tradizioni familiari. Un mattino di primavera il sole sorgeva all'orizzonte, tingendo di colori caldi le colline. Enrico si svegliò presto, come sempre, per iniziare la sua giornata. Si alzò dalla sua antica casa colonica, costruita con pietre locali e circondata da un giardino fiorito. Il profumo delle rose riempiva l'aria, mentre i primi raggi di sole sfioravano le cime delle colline. Nel pomeriggio dopo il pranzo, Enrico si dedicava a supervisionare i lavori di manutenzione dei vecchi edifici dell'azienda agricola. Aveva una profonda connessione con ogni pietra e trave, poiché molti di questi edifici erano stati costruiti dalle mani dei suoi antenati. Quando il sole cominciò a calare dietro le colline, Enrico si sedette su una vecchia panchina di legno e guardò il panorama mozzafiato. La tenuta di Ricci era un luogo di bellezza e tradizione, un luogo in cui il tempo sembrava rallentare e le preoccupazioni della vita quotidiana svanivano. Quella sera Enrico si sentiva grato per la sua fortuna nel custodire questa terra straordinaria. Era determinato a continuare a far crescere l'azienda agricola e a condividerla con le future generazioni, così come aveva fatto suo fratello Agustin, rendendo onore alla storia della famiglia Ricci e alle colline tosco-emiliane che chiamava casa. Benvenuti su Terra Mia.